Che possiamo partire. Allora, buonasera di nuovo a tutti quanti. Io sono Alessandro Bellini, Territory Technical Manager e Simulation Specialist per Euromed. Euromed significa Italia, Balcani, Israele, Turchia. Oggi è qui con me José Pereiras, il mio collega altrettanto Simulation Specialist e Senior Technical Manager in America Latina. José, ci sei? Sei collegato? Sì, buongiorno, buongiorno per tutti. Perfetto. Ringrazio tantissimo José perché questo webinar di oggi è un po' particolare perché sarà, in pratica è un'estrapolazione di un suo webinar, di un suo, scusate, di un suo, di una sua presentazione al recente SOLIDWORKS Award a Los Angeles. Quindi grazie ancora José per essere intervenuto e per partecipare a questo webinar. Piacere. Innanzitutto, come al solito, vi ricordo che il webinar viene registrato, quindi riceverete poi il link per rivedere il webinar tra qualche giorno. Per usare la piattaforma, sulla destra trovate quello che diciamo più importante, fondamentalmente il riquadro delle domande. Vi invito fin da quando avete delle domande, di scriverle in modo che via via cercherò di rispondere e poi rivedremo diciamo, le domande più interessanti alla fine del webinar stesso. Benissimo, allora qual è lo scopo di oggi? Fondamentalmente darvi un'idea di un tipo di simulazione più avanzata per quanto riguarda appunto ResEmin, un nostro cliente che probabilmente già avete visto in varie anche altre presentazioni riguardo a SOLIDWORKS e fondamentalmente per quanto riguarda l'acquisizione dati per l'integrazione con simulation e soprattutto per il modulo dell'analisi a fatica. Il primo punto quindi chiaramente sarà quello di giusto ridarvi un'idea per quanto riguarda il fenomeno della fatica, che è un fenomeno molto spesso trascurato dai nostri clienti, ma comunque molto importante. Per quanto riguarda la fatica, fondamentalmente il fenomeno è stato cominciato ad analizzare con i primi aeroplani dove ci furono comunque problemi e quindi chiaramente anche morti e problemi diciamo dal punto di vista della tenuta dell'aereo stesso proprio dovuto al fatto di pressioni continuamente applicate e rimosse durante le fasi di atterraggio e di decollo. Quindi questo provoca a lungo andare fondamentalmente delle cricche che si propagano e portano a creare dei problemi alle strutture. Chiaramente questo si può vedere anche per esempio nelle macchine, come in questo caso per ResEmin, dove ci sono fenomeni di vibrazione molto a lungo, tenuti molto a lungo, per cui il fenomeno della fatica diventa molto importante da analizzare. Quello che è importante, quindi chiaramente, è capire dove possono esserci problemi legati alla fatica. E quindi chiaramente anche la durata del fenomeno, quindi quanto può durare quel componente o quel prodotto. E quindi poi chiaramente il passo successivo è anche mettersi in una situazione più realistica. Parliamo quindi chiaramente di macchine per il movimento terra, ma in questo caso macchine per la messa in sicurezza delle pareti di tunnel. Parliamo chiaramente dell'America Latina, in questo caso di miniere, e questo bolter fondamentalmente quello che fa è creare una rete di sicurezza all'interno della miniera, martellando e creando con questi bulloni, diciamo, a parete, una rete, una gabbia metallica impostata appunto sul tunnel. Quindi chiaramente immaginatevi che la trivellazione per mettere questi bulloni implica un sacco di vibrazioni. Potete vedere comunque anche fenomeni che sono stati analizzati proprio sui macchinari che hanno portato alla rottura a fatica di alcuni di questi componenti. Vediamo in simulation qual è lo strumento per analizzare appunto la fatica. Innanzitutto dal punto di vista dei pacchetti, per chi di voi magari conosce simulation o è già magari cliente,
Il fenomeno della fatica lo vedete qua tra i moduli. È interessante notare che già a partire da Simulation Standard siamo in grado di utilizzare il modulo a fatica. Adesso brevemente vi darò un'idea anche di come funziona e giusto per darvi delle prime informazioni, è un modulo che si basa chiaramente sulle curve di Wöhler, cosiddette curve di Wöhler, le curve SN, che sono disponibili per tutti i clienti in manutenzione tramite i materiali di website, il nostro portale clienti, dove attualmente ci sono circa un centinaio di curve per i materiali a fatica. È un modulo estremamente facile da utilizzare, adesso lo vedremo. Quello che analizza è la cosiddetta high cycle fatigue, ovvero la fatica ad alto numero di cicli, quindi generalmente partiamo sempre dai 100.000 cicli in su. Parlo di cicli e non parlo di tempo perché ovviamente un ciclo può durare da un secondo a un'ora a seconda del macchinario. Per quanto riguarda quelli che sono i casi più semplici, chiaramente analizziamo situazioni dove c'è un cosiddetto carico fully reversed, ovvero un carico che viene applicato prima in una direzione e poi in un'altra, e diciamo con dei cicli che avvengono ovviamente. Analizziamo anche il caso del R uguale a 0, cosa significa? Fondamentalmente viene applicato un carico e poi viene rimosso, questo è il cosiddetto pulsating stress. Quindi anche in questo caso ovviamente possiamo analizzarlo in simulation e il caso più generale, quindi un cosiddetto dead load, cioè un carico morto, statico, a cui poi si sovrappone invece una varianza. L'altro caso molto interessante, che poi vedremo invece con OSE, è il caso del variable amplitude, cioè il caricamento invece basandosi su dei dati reali, che è proprio lo scopo del webinar, darvi un'idea di come si possono appunto ricavare questi dati. Vediamo brevemente su SolidWorks la prima parte, diciamo un'introduzione all'analisi della fatica molto molto semplice. Allora, qui vedete ho un semplice bracket, una semplice attrezzatura di supporto e già preparato un'analisi statica in questo caso. Vedete, fondamentalmente è stato assegnato un materiale, sono stati applicati due carichi, vedete qua le frecce, si vede molto bene dove sono state applicate le due forze, quindi diciamo una fondamentalmente in tensione e una in compressione e il bracket viene mantenuto fisso a queste due estremità. Molto semplice come situazione, dal punto di vista degli stress, notiamo subito chiaramente un comportamento chiaramente in tensione sulla parte superiore e un comportamento in compressione. Questo stiamo vedendo con Mises, possiamo benissimo vedere per esempio P1 e P3, questo per darvi un po' più un'idea di cosa poi vedremo sulla parte della fatica. Quindi per esempio qui vediamo P1, P1 fondamentalmente sono gli stress in tensione, che chiaramente sono localizzati soprattutto su questo primo anello, diciamo, e P3 sulla parte invece al contrario, sulla parte sotto. Questo perché? Perché fondamentalmente per chi di voi ha già magari utilizzato il modulo o già comunque conosce il fenomeno della fatica, è importante rimarcare il fatto che la fatica è un fenomeno collegato soprattutto e esclusivamente alla tensione, quindi non alle compressioni. Benissimo, adesso voglio andare sul modulo a fatica. Fondamentalmente, vedete qua, è molto semplice il materiale già segnato con le curve a fatica, il caricamento, vedete, qui ve lo faccio vedere meglio anche con lo zoom. Molto semplice, io indico al software di fare 500.000 cicli con questo studio statico. Quindi lui applicherà quello studio statico con un certo fattore, in questo caso fully reversed, quindi vuol dire con il carico in un modo e in un altro, per 500.000 volte. E come dati ottengo innanzitutto il danno, e qui è abbastanza evidente. La scala l'ho messa da 0 a 100 in percentuale, quindi,
c'è un danno generico, diciamo, alla struttura, ma fondamentalmente vicino al bracket, vicino al punto di sospensione, di tensione, chiaramente il danno è andato al 100%. Ma soprattutto mi interessa poi capire anche quando si verifica, perché il fenomeno a fatica chiaramente è collegato ai cicli. Andiamo a vedere il life, e life mi dà effettivamente il numero di cicli in cui quell'evento occorre. Quindi fondamentalmente scopriamo che dopo 71.000 cicli, fondamentalmente questo oggetto si romperà per fatica in questo punto, anche se, come abbiamo visto nell'analisi statica, in realtà è sotto lo snellamento. Questo è normale perché fondamentalmente il fenomeno a fatica crea un danno che si propaga nel tempo. Quindi è un qualche cosa che sicuramente è sotto l'analisi statica, sotto diciamo, lo snervamento per quanto riguarda l'analisi statica, ma come avete visto anche da questo esempio, è molto importante quando si considera il tempo. Bene, torniamo a noi su PowerPoint. Alcuni esempi di test fatti per esempio da Resemin nel passato, questo per darvi un'idea anche poi di tutto il progresso. Test per esempio anche di impatto sulla struttura del gabbiotto del macchinario, così come test chiaramente di analisi statica o di motion. Quindi in realtà il pacchetto dal punto di vista di Resemini viene utilizzato per tantissime cose. Così come per esempio anche in questo caso risultanti rispetto alla forza diciamo di reazione sul braccio, vedete sempre un utilizzo di motion, e quindi e chiaramente anche qui vado avanti abbastanza veloce. Il punto qual è? Fondamentalmente cercare di semplificare e arrivare a un modello più corretto per fare l'analisi. In questo caso vedremo con poi con José il focus sul cosiddetto boom, cioè l'assieme braccio che poi mantiene questa parte del macchinario, che è quella che fa poi la parte di trivellazione che va in vibrazione. Quindi fondamentalmente analizzeremo partendo da questo punto in poi. Vedete qua poi è stato preparato l'assieme. Questa è poi l'analisi di partenza che è stata fatta poi su SolidWorks Simulation. Vedete c'è anche un carico remoto, quello applicato in rosa. Ci sono connettori, per esempio, per simulare il martinetto idraulico qui sotto e qui sopra, quindi fondamentalmente potenzialità dell'ambito simulation per poter anche evitarsi di fare una simulazione troppo fitta, per esempio, per certi componenti che magari poi non servono. Quindi in questo caso viene mantenuto il collegamento, quindi l'effetto di quel componente, ma non si va a mesciare, non si va a analizzare quel componente. Benissimo, andiamo avanti. Quindi questo fondamentalmente poi sarà il modello ad eventi finiti che analizzeremo per quanto riguarda l'analisi a fatica. Un altro punto importante però è capire quali sono le frequenze di vibrazione a cui può essere sottoposto questo braccio. Qui vedete al solito un'analisi in simulation per quanto riguarda invece le vibrazioni proprie, quindi le frequenze di risonanza. Chiaramente possiamo anche graficare tutti quelli che sono i modi di vibrare, chiaramente rispetto alla frequenza di vibrazione, e quello che è molto importante è che fondamentalmente possiamo suddividere in tre fasce principali i vari effetti di frequenza e quindi poi di vibrazione eccitata. Il primo, quello che ci interessa soprattutto, è il campo della bassa frequenza sotto i 100 Hz, perché effettivamente il macchinario di Resemin opera a quel range, quindi tra i 48 e i 56 Hz, e quindi fondamentalmente andremo a lavorare in quel tipo di frequenza. Benissimo, a questo punto vi chiedo un primo riscontro, quindi se nella vostra azienda attualmente state utilizzando prototipi fisici solo per i prodotti più importanti, per tutti i prodotti, oppure non usate affatto prodotti più fisici. Ok, vi prego di rispondere, ancora qualche secondo, poi ci tengo sempre molto a condividere anche i risultati.
Benissimo. Ancora qualche secondo, visto che siete in tanti. Ok. Ecco, questo è un risultato che si allinea molto agli altri miei webinar, quindi il 52% di voi utilizza i prototipi solo per i prodotti più importanti, immagino anche per questioni di costo e di tempi, mentre il 34% non usano prototipi. Ok, andiamo avanti. Altra domanda, vi chiedo se attualmente state utilizzando i nostri prodotti per la simulazione, quindi anche Flow Simulation, anche Plastics, oppure altro software di simulazione non SolidWorks, o se non avete utilizzato, non avete attualmente software di simulazione. Benissimo, ancora qualche secondo, anche questo chiaramente ci tengo poi a mostrarvelo. Perfetto. Ok. Quindi anche in questo caso molti di voi, il 47% già è nostro cliente su Simulation, il 40% non ha software di simulazione, quindi sicuramente può essere interessante anche questo come spunto. Benissimo, andiamo avanti. Allora, a questo punto passo la parola chiaramente a José. José, ci sei? Ti passo lo schermo. Sì, sono qui. Ok. Perfetto. Allora, cominceremo con la parte di acquisizione di dati e vedremo acquisizioni usando tecnologie Arduino. Primo vorrei sapere, loro hanno un pannello domande e hanno possibilità di introdurre sì o no una pergunta, una domanda. Io vorrei sapere se loro sanno chi sa o che è Arduino e chi no. Si può Quindi se stanno usando Arduino al momento oppure no. chi sta usando Arduino? No, conoscere. Chi conosce Arduino? Chi sa o che è Arduino? Può dire sì e no, soltanto per no panel de domande. Va bene. Ok, va bene, sì, ok. Sì, tanto puoi andare avanti, tanto poi metteranno, inseriranno poi tranquillamente il loro feedback. Ok, benissimo. Molte persone stanno usando Arduino. Ma per quelle che no, che cosa è Arduino? Primo, Arduino rileva l'ambiente ricevendo input da molti sensori. Sì? In questo caso vamo usare accelerometri. Dopo vedremo quello. Secondo, Arduino è una piattaforma elettronica open source, una piattaforma aperta, sarebbe in italiano, basata su hardware e software di facile usanza. Quello è molto importante, perché a comunità che oggi ha Arduino è una comunità molto grande e certamente se può usare oltre tecnologia, ma Arduino è una tecnologia come farlo open source e quello è una vantaggio, sì? E punto 3, si può dire a Arduino che cosa fare. Io posso scrivere il codice, il linguaggio di programmazione Arduino e usando l'ambiente di sviluppo di Arduino, che come è open source, esso permette praticamente sin un investimento, sin molto dinero di inversione, posso fare un'implementazione meccatronica, elettronica,
con la macchina. Entonces, vamos para avanti. Por favor, si ten domande, puoi fare là e dopo, quando finiamo con Alessandro, vamo a procurare rispondere. Sì, sì, tanto stanno inserendo le domande, non ti preoccupare. Perfetto. Acquisizione di dati con Arduino. La motivazione principale è che alcuni modelli di simulazione, come ha già parlato Alessandro, hanno bisogno di dati più dettagliati di input e di caricamento. Per esempio, Alessandro mostrò un bracket che lui già conosce a carica, ma il problema principale è che quando la macchina sta lavorando una mina, là non abbiamo caricamento, quello è una domanda che dobbiamo procurare per le input do software. Entonces, los tres objetivos que tenemos son: primo, modelos de simulación más precisos, y la precisión es sobre todo muy importante para la fatiga, para tener buenos resultados de fatiga. Segundo, evitar el fallimento di fatica. Fallimento da para, si entiende, Alessandro, fallimento, sì? Sì, sì. Fallimento di fatica? Sì, ok. Fatica. E terzo, sviluppare un strumento in tempo reale per controllare il danneggiamento di fatica. Sono tre obiettivi. Questo, José, penso sia molto interessante per tutti, cioè avere addirittura un tool real time per fare il controllo real time addirittura. Isso, quello è l'idea, no, che abbiamo sempre come obiettivo. Per esa ferramenta, lui parla? Un strumento. So che hai lavorato con Resemin direttamente con il cliente su questo aspetto, no? Esattamente. Ok. Vorrei allora parlare un po' dei primi passi, sì? I primi passi con Arduino che abbiamo fatto nell'acquisizione di dati, qui possiamo vedere la prima implementazione molto, molto semplice, usando un protoboard è quella shell bianca, e un board Arduino Mega 2560 che è collegato al computer con un accelerometro. Abbiamo una struttura di legno che quando colpiamo, sì, con la mano, sopra lei registriamo le accelerazioni e gli smorzamenti della struttura. Molto semplici, i primi passi che abbiamo fatto. Ma io parlo così, è molto semplice, ma puoi vedere allora che abbiamo la risposta strutturale, e con questa risposta strutturale abbiamo preso la frequenza naturale di quella struttura di legno. Si può vedere che abbiamo 39 Hz, già Alessandro ha parlato della struttura, e la prima frequenza naturale che abbiamo preso con SolidWorks Simulation, la macchina do clienti, era 38 Hz. Entonces, ese esempio molto semplice fu usato per verificare che la implementazione, che Arduino ha la capacità di predire la frequenza naturale di quella macchina. Sì? Una forma molto semplice. Dopo, questo esempio molto semplice è usato per verificare che le frequenze sono rilevate con precisione. Sulla sinistra vediamo il test e sotto le frequenze naturali. Sì, quella è un plot con le frequenze. Possiamo vedere 40, 143 e 431 Hz. Sulla destra
vediamo la simulazione fatta con SOLIDWORKS Simulation e possiamo vedere i modi di vibrazione associati con la frequenza naturale scoperta con Arduino. Certamente, con Arduino possiamo vedere in principio possiamo vedere soltanto i numeri 40, 143, 431, ma con SOLIDWORKS Simulation possiamo vedere non soltanto le frequenze naturali, anche possiamo vedere i modi di frequenza. Sì? Sì, quindi si possono vedere oltre alla frequenza anche la geometria, su come oscilla la geometria stessa. Se può fare quello con acquisizione di dati, e a risposta chiaramente può essere sì, ma sarebbe complesso fare quello. Certo. Sì, ma questo è il ponte entre, in principio, con Arduino e come loro parlano entre sé. Entonces, adesso vediamo le implementazioni sulla macchina del cliente. Le due piccole scatole rosse portano l'Arduino, sì? La grande scatola rossa porta il ricevitore con tecnologia Bluetooth che ottiene l'accelerazione dei due accelerometri sulla macchina. Quella fu la prima implementazione che abbiamo fatto. Dopo fu la versione 1. Dopo ese device fu sviluppato un po' di una forma un po' migliore, e adesso abbiamo un device con memoria interna. Entonces, la scatola rossa ha come fine la protezione, la scatola di metal rossa ha come fine soltanto la protezione e installazione di hardware, perché questa macchina lavora in una mina con 50 gradi Celsius e con pedras e molte, molte cose che può causare. Nella miniera ci sono... C'è un ambiente, diciamo, nocivo, dannoso, quindi è stato messo come protezione semplicemente dell'elettronica. Certamente. Ok. Entonces, adesso non voglio parlare molto, perché abbiamo un video. Questo è il video do testi. Quindi qui è stato riprodotto, diciamo, un ambiente di test per verificare l'acquisizione con i dati, dei dati con Arduino. Giusto? Ok. Ahí abbiamo i due accelerometri con il Bluetooth receiver. Abbiamo i dati. Quindi in questa fase il macchinario sta trapanando fondamentalmente la parete di cemento o di pietra, per poter poi inserire questi lunghi, diciamo, questi connettori per poi mantenere la rete metallica di sicurezza, giusto? Si può vedere anche la vibrazione della macchina, è una vibrazione molto 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 alta. Là abbiamo cicli, fatica e componente, fallimento dei componenti. Quello è un test, ma rappresenta molto bene o che acontece nella miniera. Entonces, en questi plot vediamo i risultati che sono ottenuti con Arduino. Il risultato più, io parlo così, il risultato
più importante è che la frequenza naturale principale scoperta con Arduino è di 38 Hz. 38 Hz. Alessandro mostrò anteriormente che lui ha ottenuto una frequenza di 38 Hz con SOLIDWORKS Simulation. La verità è che quando cominciamo con la simulazione non erano 38 Hz, erano oltre cosa. Perché? Perché è una simulazione complessa, tutta la macchina, fare quella simulazione è molto complesso avere un risultato buono senza conoscere ese input di caricamento. Dopo di verificare con Arduino, lavoriamo sobre a condizioni, a boundary condition, come si parla quello, Alessandro? Condizioni a contorno, sì, sì, è chiaro. Condizioni di contorno e abbiamo potuto aggiustare il modello per finalmente aggiustare per 38 Hz e ottenendo buon risultato. Ecco, questo risultato per chi ci segue è un punto fondamentale, cioè in questo caso l'analisi, l'acquisizione dei dati è servita anche per ritarare, diciamo, la simulazione e per includere magari dei componenti che erano stati semplificati o tolti per avere una simulazione chiaramente più realistica e per capire che cosa veramente può incidere e quindi poi arrivare alla precisione richiesta sulla frequenza. Certamente, certamente. Inclusive scoprimos che, per esempio, no, non erano a stessa cosa lavorare con una macchina nuova, perché il sistema idraulico ha un comportamento differente che una macchina già essendo usata, perché il sistema idraulico già già sta, è differente o comportamento. Quindi, quello fu una, scoprimo con Arduino e con SOLIDWORKS Simulation. E per quello è importante para fare simulazioni più complicate. Allora, vedremo come è stato fatto il ponte. Sì, perché hasta este punto vediamo come o che è Arduino o che è SOLIDWORKS Simulation. Ma allora voglio mostrare come è stato il ponte tra SOLIDWORKS Simulation e l'acquisizione dei dati. In questo slide abbiamo due modelli. Il primo modello sulla sinistra è un modello predittivo che ha come fine predire il danneggiamento per fatica. In questo modello si analizzano le accelerazioni che sono prese per Arduino e loro le accelerazioni sono dopo usata come input per SOLIDWORKS Simulation che può predire il numero di cicli per la fatica. E quello è la stessa cosa che ha mostrato già Alessandro con ese modello semplice. Ma a differenza che abbiamo qui è che il caricamento non è un caricamento che si calcola, sino che è ottenuto con Arduino. Ese è un modello predittivo. Ecco, giusto per ricapitolare, fondamentalmente nel primo caso il modello predittivo mi serve per avere una maggiore accuratezza, perché invece di mettere semplicemente un ciclo fisso partendo da analisi statica, io inserisco come input proprio quei dati che ho acquisito tramite Arduino. Ok? E sulla destra c'è il modello in tempo reale. Quello è il challenge superiore che abbiamo, sì? che abbiamo e che il cliente ha. E che ha come fine la predizione continua del danneggiamento strutturale. Qui l'idea è avere un strumento predittivo che è basato su molti modelli fatti già con SOLIDWORKS Simulation, se fa una interpolazione veloce
per ottenere il danneggiamento di fatica in tempo reale. Non so se Alessandro, come si può parlare, si è chiaro. Molte clienti già hanno molte simulazioni. L'idea principale qui è tomare vantaggio di quelle simulazioni e tutta questa simulazione in un strumento interpolante, che può essere, se sta parlando adesso, l'idea principale è fare con una rete neuronale, se parla quello. Ok. Ok, in questo caso siamo passati dal modello predittivo al modello real-time utilizzando i dati di diverse simulazioni a fatica già fatte, eventualmente, e queste vengono interpolate, integrate, probabilmente come dici tu anche da una rete neurale, da una neural network, che in questi giorni tra l'altro è anche molto di uso comune, perché stiamo sentendo sempre di più intelligenze artificiali e reti neurali, quindi questa è una di quelle applicazioni, volendo. E questi dati vengono integrati e interpolati tramite la rete neurale con i dati real time delle accelerazioni, e per capire diciamo in real time, al tempo stesso, se e quando la struttura sta avendo dei problemi, dei danneggiamenti. Questo è il fine ultimo. E finalmente quello è un addizionale che ho cliente, che il cliente va a vendere, sì, con un prezzo marginale sopra la struttura, per il loro cliente. Finalmente, o che abbiamo qui, vedremo l'implementazione fatta in SolidWorks e la sua interazione con l'acquisizione dei dati ottenuti con Arduino. Quello è una API, si parla, API è Application Programming Interface. Sì, in questo caso parliamo dell'interfaccia di programmazione di SolidWorks in generale, ma che comunque è anche un sottoset per quanto riguarda Simulation. Quindi in questo caso, come vedete, è possibile programmare un qualsiasi applicativo che si agganci a SolidWorks Simulation e ai dati. In questa applicazione qui abbiamo interazione con Arduino, quindi non è più necessario lavorare con Excel e fare calcoli differenti in un'altra piattaforma. Facendo allora è l'interazione entre Arduino, veramente stiamo ottenendo i dati di un archivio che è fatto con Arduino, e un punto principale è smossamento, Alessandro, e dumping, smossamento, che Arduino sta ottenendo di una forma diretta, 2.5 per questa struttura, che quando si deve fare una simulazione dinamica, quello è un valore e un calcolo molto molto importante. Sì, in questo caso stiamo parlando di smorzamento nell'analisi della dinamica lineare, ovvero lo smorzamento collegato alle frequenze di risonanza, o smorzamento totale. Sì. Certo. Quindi possiamo, con ese smorzamento che molti usuari sempre domande, qual è il mio smorzamento della mia struttura? La risposta è sempre stessa. Devi fare un'analisi o devi procurare un'analisi. Quello Arduino sta ottenendo di una forma diretta e è un punto principale per studiare la parte dinamica. Dopo di quello abbiamo sviluppato una
Quello è, no, non è complesso, quello sta tutto in SolidWorks, questa programmazione è Visual Basic, è un formulario di Visual Basic con un livello di programmazione molto basico, no? Non è necessario fare cosa complessa. Allora lo che stiamo qui usando è una comparazione entre Arduino le frequenze naturali di Arduino e le frequenze naturali di SolidWorks Simulation. Essa scoperta che il modo 1, il modo 1 e il modo 5 è una scoperta molto interessante perché molte volte non sappiamo quali sono le frequenze più importanti. E finalmente qui l'strumento in tempo reale. Parliamo qui di analyzer e esso sono i cicli 1.500.000 per la fatica. También o instrumento tiene la posibilidad de conectar quien está usando Arduino, loro conoce que aparte del serial port, que él está conectando, loro seguramente, molte personas están usando el Arduino y conectando el serial port con la interfaz de Arduino. O que habíamos sviluppato aquí es una interfaz dentro de SolidWorks para conectar con el serial port de Arduino. Eso permite al usuario habilidad de poder analizar en tiempo real lo que está aconteciendo en la estructura y poder fare quella interpolazione que ho già parlato para obtener lo que está siendo aconteciendo nella macchina, sì? Ok, quindi qui con l'API di SolidWorks e di Simulation, fondamentalmente poi sfruttando anche il Visual Basic, ci si è connessi da una parte a SolidWorks per utilizzare i dati della simulazione e dall'altra parte tramite la porta seriale all'acquisizione real-time di Arduino. Grazie, caro. Ok. Adesso parliamo della implementazione finale. Alessandro? Sì. Sì, vai pure. Ah, beh, ok. Entonces, la implementazione finale è molto semplice. Abbiamo dell'Arduino RSMin, nostro cliente, loro sono in Perù. Come ho parlato, questo foi un cominciamo con un Arduino Mega, ma dopo la implementazione finalizzò con un Arduino Pro Mini. E anche abbiamo cominciato con un accelerometro analogico finalmente stiamo usando un accelerometro digitale MPU 6050. Sì? Quello è messa a parte di una mano, è molto molto pequeño e a durazione con essa batteria può essere di molti molti giorni. Finalmente l'analisi che abbiamo fatto sono stati analisi con quella caricamento e come già ha mostrato Alessandro, con tutti quelli analisi dobbiamo fare l'analisi di fatica. Quelle analisi di fatica voglio mostrare qui. E qui siamo molto felici perché i risultati che abbiamo preso con SolidWorks Simulation collegando con l'Arduino siano stessi che i risultati per clienti che
Certamente non è felice il cliente quando loro vedono quel fallimento di fatica. Questo è una prova che travagliando con un input buono, possiamo avere molto buoni risultati. Sì? Ok, quello ci ha mostrato Allora, riprendo Alessandro, io ci la... ha parlato. Sì. Ci ha parlato e Alessandro, Riprendo io. vuoi parlare Sì. della conclusione? Allora, in conclusione, fondamentalmente abbiamo visto delle cose molto interessanti per quanto riguarda la fatica, soprattutto prendendo in input appunto i dati direttamente con Arduino. Ci ha portato all'esamina, al cliente ha portato sostanzialmente una maggiore precisione, un maggiore feedback e un controllo maggiore su quelle che possono essere i problemi legati appunto a questa trivellazione nelle miniere. Fondamentalmente, chiaramente da qui poi il punto finale sarà quello di migliorare chiaramente il prodotto, ma addirittura avete visto anche il ponte real time dentro SolidWorks in modo da poter avere fondamentalmente in real time un controllo sulla struttura e sapere quando effettivamente arriverà rottura a fatica. Questo per finire, diciamo, io parlo sempre di questo report di Aberdeen di qualche anno fa, fondamentalmente ancora una volta avvalora quello che è il risultato di questo sondaggio che è stato fatto qualche anno fa, dove fondamentalmente il punto finale è fare la simulazione il prima possibile. Come vedete poi sulle colonne quelle in viola, le aziende che utilizzano i prodotti di simulazione il prima possibile ottengono chiaramente benefici in tutti i vari settori, se volete, dal punto di vista della qualità, dal punto di vista chiaramente anche dei margini, anche delle tempistiche di lancio del prodotto o di fine commessa, eccetera, eccetera. Finisco con gli ultimi sondaggi, poi passiamo alle domande. Vi chiedo quindi che tipo di interesse vi ha suscitato il webinar di oggi. Vi prego di rispondere, molto importante anche il vostro feedback in questo caso. E poi passeremo alla parte di domande e risposte. Ok, benissimo, ancora qualche secondo. Ok, anche questo lo condivido molto volentieri. Perfetto. Vi chiedo adesso se volete essere ricontattati per approfondimenti su SOLIDWORKS Simulation, chiaramente in generale, ma se volete chiaramente anche informazioni più specifiche per quello che abbiamo visto sulla fatica, sull'implementazione appunto di Resamin, eccetera. Benissimo, ancora qualche secondo. Perfetto. Anche questo lo condivido molto volentieri. Benissimo, allora passiamo alla parte delle domande. Allora, fondamentalmente qui trovate i miei riferimenti, potete visitare anche il mio canale YouTube dove troverete anche registrazioni di altri webinar. Per quanto riguarda le domande, allora riparto un po' dall'inizio, alcuni di voi abbiamo già risposto, ma giusto per rivedere alcune cose principali. Per esempio all'inizio ho mostrato P1, P2 e P3 sono fondamentalmente gli stress principali visti da un altro punto di vista. Chiaramente questo facciamo riferimento all'analisi in generale, l'analisi di elementi finiti in generale, P1 per convenzione è lo stress principale in tensione e P3 è quello in compressione.
Altra domanda, la frequenza di campionamento ne abbiamo parlato, beh, avete visto come funzionava il DAC di Arduino, avete visto anche il collegamento. Quanto può incidere sull'acquisizione dati l'incertezza dovuta all'utilizzo di un modello del sistema non corretto? Beh, chiaramente dipende da come è stato implementato il modello, quindi a seconda della precisione. Poi avremo chiaramente un ulteriore, diciamo, errore nell'acquisizione dati. Chiaramente questo è il punto anche del lavoro che è stato fatto da OSE con Resemin. Cioè avere i dati da Arduino ha permesso a Resemin di avere una maggiore precisione proprio sull'analisi in simulation in modo predittivo per tutti gli altri prodotti e poi anche chiaramente per l'analisi real time. Quante armoniche vengono prese in considerazione in questo tipo di acquisizione? Abbiamo visto nel caso di Resemin le prime sette, se non sbaglio. Chiaramente è possibile richiedere al software N frequenze, è semplicemente un settaggio, io posso chiedere 12 frequenze, 15 frequenze a seconda anche della partecipazione di massa. Se vedo che per esempio lungo l'asse X, magari quello della struttura ho abbastanza frequenze, magari mi posso fermare. Se vedo che la partecipazione di massa è più bassa, posso chiedere ulteriori frequenze. Io parlo che quando abbiamo le frequenze, ottenere soltanto a prima principale Non è abbastanza. non è abbastanza, ma è molto. Io parlo così, se tieni le due prime, molte volte è sufficiente. Ok, sì, poi chiaramente, ripeto, dipende sempre anche dal range di lavoro. Abbiamo visto all'inizio i range di lavoro di Resemin per quanto riguarda quel braccio, era ben definito, quindi fondamentalmente ci potevamo fermare a quel range di frequenza. Cortesemente può dare qualche dettaglio sull'uso di Visual Basic? Allora, per l'uso di Visual Basic, chiaramente questo non è il webinar riguardo a Visual Basic. Ci sono tantissime informazioni sul web. Per quanto riguarda le API di SOLIDWORKS, sono aperte per tutti quelli che sono già nostri clienti. Potete andare direttamente dentro l'help in linea di SOLIDWORKS, ci sono già direttamente tutte le informazioni nell'help per poter usare da soli Visual Basic e chiaramente dentro SOLIDWORKS e dentro Simulation. Quindi Questa le implementazione, prego. perdono, scusi Sì, Alessandro, vai, vai. questa implementazione è fatta usando Visual Basic già che ha SolidWorks. Sì. Potrebbe essere superiore se usano Visual Basic .NET, ma in questo caso non erano ne necessario, sì? Ma io parlo così, io non sono un programmatore specialista, ma con tutta la parte della comunità, come si fa la comunità, Sì, la di community online, SolidWorks, è chiaro. e tutta la parte del forum, o helpi che tem SolidWorks na parte di API. E una parte inclusa, una parte di simulation è molto molto buono. Sì, tra l'altro, ecco, Molto buono. voglio anche far presente, molto semplice anche registrare, per esempio, una macro, quindi mentre si sta facendo qualche cosa su SOLIDWORKS, Ah, sì, Simulation, chiaro. si può anche registrare una macro e a quel punto si vede esattamente il codice che si è stato utilizzato e quindi è anche più facile poi modificarlo e riutilizzarlo. Quindi da questo punto di vista le API sono abbastanza semplici di utilizzo. Chiaro, un minimo di programmazione bisogna saperla, ma Visual Basic, come ha detto anche José, è abbastanza approcciabile. La piattaforma Arduino credo sia stato mostrato da José cosa è stato utilizzato. Vuoi ridare qualche informazione sulla piattaforma Arduino? Sì, la piattaforma Arduino da usare. In questo caso cominciamo con una piattaforma molto semplice che è Amiga 2560. Cominciamo 2 anni fa,
E a ultima implementazione un Arduino mini. Una domanda che non è fatta qui è a precisione di Arduino, sì? Che può essere una domanda importante. Abbiamo fatto con Arduino S Mini Pro a 10 bits. 10 bits è come parlare che a segnale è dividida in 1024 divisioni. Ma Sì, adesso, livelli, sì, 24 livelli, ok. adesso abbiamo Arduino. Nesto ultimo 2 mesi, cosa così, abbiamo Arduino di 30, 32 bits. 32 bits è la stessa cosa che parlare, temo, allora abbiamo molta, molta precisione con Arduino. Quindi, se 2 anni fa possiamo fare quello, adesso si può fare di una forma molto più precisa. Então, abbiamo molto buona no notizia, good news, come si parla, caro. Abbiamo molte good news sopra Arduino e con certezza si può usare altro sistema di acquisizione della National Instrument, ma la differenza è che il cliente in ese tempo, loro parlo che non hanno dinero, soldi per investimento, então quella fu la decisione di prendere Arduino e fu molto, molto buona decisione. Ok, mi chiedono anche qual è il modello di accelerometro usato, non so se hai dati. Il modello accelerometro sta nella presentazione, MPU è un accelerometro digitale. Già ti parlo un Ok, secondo e e modello eventualmente online potete trovare sul sito web del SolidWorks World di Los Angeles, potete scaricare anche la presentazione di José, perché è già direttamente disponibile lì, quindi basta cercare sul sito web di sì, SolidWorks World José. ho problema Alessandro che ieri sera ho procurato scaricare e non ho potuto, non so perché. Ma se loro hanno interesse in quella presentazione completa, per favore, Certo, inviamo eventualmente per Alessandro vi e mandiamo il compartire. PDF della presentazione. Claro. Per quanto riguarda il Visual Basic, vedo tante domande. Ripeto, su SolidWorks trovate direttamente l'help per l'API, dove ci sono tutte le specifiche su quali Visual Basic va usato, che piattaforma. Tra l'altro è completamente integrato e gratuito con SolidWorks, quindi appena installate SolidWorks, viene in realtà già installato anche l'ambiente per Visual Basic come API, quindi non c'è nient'altro da dover fare se non chiaramente metterci sopra. Ok, non vedo altre domande, fondamentalmente ringrazio molto per la vostra attenzione, grazie a José e a presto al prossimo webinar. Grazie a tutti. Buona Tante grazie per tutti, aspetto serata. vedere. Buonasera.